foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker, siamo tornati signori di nuovo con il Road to Top Italian Team e siamo qua ragazzi, come avete letto dal titolo, di nuovo su un'altra leggenda ragazzi in questo episodio. Ve l'avevo chiesto nell'ultimo episodio, praticamente vi avevo chiesto di arrivare a 20.000 like, ragazzi 25.000 like, siamo arrivati a 34.000 like, cioè qualcosa di incredibile, quindi veramente grazie mille di cuore signori. E oggi sono qua appunto per mantenere la promessa, dove vi ho detto che andavo a prendere un'altra leggenda da mettere nella squadra. Signori, arreggetevi forte perché comunque abbiamo un'ottima leggenda. Ero indeciso tra due, tra Nesta e Maldini. Ho visto quale potevo acquistare momentaneamente e sono andato a prendere quella. Ed eccola qua ragazzuoli, stiamo parlando appunto di Nesta. Questa qua ragazzuoli è una... veramente una... cioè, che giocatore signori, che giocatore, pagato pochissimo raga, 155.000 crediti, ma stiamo parlando di lui signori, di Nesta, cioè ragazzi non so se ci rendiamo conto di che giocatori stiamo mettendo in questa cavolo di squadra. So che molti di voi volevano Maldini, raga, Maldini lo andremo a prendere, non vi preoccupate. Solamente che Maldini ci costa all'incirca 800.000 crediti, cioè costa un bordello Maldini, raga. Quindi tranquilli che lo andremo a prendere. Vediamo un po' come va questo episodio e vediamo un po', ragazzoli, in base a quello che possiamo creare, diciamo. Allora, io vado a mettere intanto una bella forma fisica, perché stanno comunque messi abbastanza malucci dopo le ultime partite. E ci andiamo a fare subito qualche bella partitozza di quelle tranquillissime. Come ben vedete, raga, io mi sono messo da parte adesso 414.000 crediti con il fatto dei pack opening che sto facendo. Quindi voglio arrivare alla soglia di prendere di andare a prendere appunto Maldini. Vediamo come ci comportiamo oggi, con quanti punteggi riusciamo ad arrivare. Andiamo qua immediatamente ad affrontare il nostro primo avversario, che si metterà paura della nostra squadra. Anche lui, un'ottima squadra argentina lì davanti. C'ha quel tridente argentino molto gagliardo con Tevez, Dybala e Pereira. E poi ieri abbiamo più che altro una, è un po' mischiata da Barclays e una Serie A, quindi molto interessante come squadra. Siamo pronti signori, sicuramente lui si sarà veramente cagato così sotto a vedere tutte quelle bellissime leggende là, cioè veramente micidiali. E siamo prontissimi, eccoli qua signori, eccoli qua. Vediamo di portarci a casa qualche bel punto ragazzi, perché voglio andare a mettere qualche bel tozzo della Serie A, qualche bel altra leggenda. Bisogna vedere poi come ci comportiamo. Ok, già a rigore. Già a rigore, raga, l'ho visto da come l'ha lisciato Chiellini, ma va bene così. Ma va bene così. Chiellini l'ha lisciato, ci prendiamo un gol dopo neanche due minuti. Ma non fa niente, signori, non fa niente. Tevez, non mi fai paura, assolutamente. Ancora Bobo. Ancora Bobo! Mamma mia, signori! Che tiro giro di Bobo Vieri! Una pennellata proprio, non era purtroppo gol dalla distanza, se non sbaglio. Non è calcolato, no. No, 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 assolutamente no. Però, ragazzi, ammazza che bel gol Bobo Vieri. Che bel gol. Dai che parte il rimontone qui proprio, quelli micidiali, eh. Eccolo qua, Bobo. Ancora Bobo con molta cattiveria e aggressività proprio sta andando. Eccolo qua ancora. Prende un pallone fantastico. Ancora Bobo. Ancora Bobo! Ci prova a fare la doppietta personale. Ma... no! No! Oddio, raga, che cazzo è successo? Ma guarda che bordello che è successo. Madonna, che gol. Babba mia. Dai, ieri. Mannaggia, guarda che m'ha parato sotto l'incrocio. Marchesio! Cazzo. Mannaggia la miseria. Dai, Franceschi. Dai. Oh, dai, mamma mia che bel gol, finalmente ci prova Giocherini ragazzi, lo ottiene il gol della distanza, non di ieri purtroppo, ma lo ottiene. Dai signori, almeno il pareggio, almeno il pareggio, almeno il pareggio, grande grifo, mamma mia, dalla distanza, quello magari era ieri ragazzi, magari era ieri. Dai Bobo, dai Bobo, dai Bobo, tre pari signori, dai e Bobo. Troviamo il pareggio, ve l'ho detto che si può recuperare tutto ragazzuoli, si può recuperare, stai a terra, stai. Grande Bobo, grandissimo, tiro a giro micidiale signori, tre pari, doppietta di Vieri. Dai che se ne facciamo un altro con Vieri ci prendiamo il punto della tripletta raga. Magari, magari riusciamo a vincere sta partita, dai. Dai, tutto è possibile per Giocherigno. Eccolo qua, ancora bellissima questa, con Insigne. Ah!
Dio santo. Bello. Bello gol! 4-3! Al 90esimo! 4-3, signori! Papo Vieri fa la tripletta! Papo Vieri fa la tra! E si prende il punto della tripletta, signori! E il punto della vittoria, perché andiamo a vincere al 90esimo! Tripletta di Vieri! Mamma mia, signori! Si stappa champagne qua! Si stappa champagne! Che cazzo di partita, che rimonta di Giocherino! Porca miseria! E ci siamo, ragazzi! Tripletta importantissima di Bobo Vieri, vale un punto, e il punto, la vittoria, sono due punti per noi! Ve l'ho detto, ragazzi, che ci dobbiamo credere quando si gioca, sempre! Allora, vediamo un po' il peggiore in campo, abbiamo appunto... abbiamo Onesta, raga, appena entrato con 5,2, però non possiamo cambiarlo perché è già stato, è una leggenda, quindi non possiamo mettere oltre a quello. L'altro peggiore in campo, mi sa che abbiamo con 6,2 Chiellini o Buffon. Attenzione, ragazzi, Chiellini o Buffon. Quindi, raga, dobbiamo cambiare o Buffon o Chiellini. E direi momentaneamente con 6,2, sinceramente, andare a cambiare Chiellini appunto per mettere Maldini. Pare fatta apposta, raga, ha fatto pure la rima Chiellini per Maldini. Ok. Quindi, raga, dovremmo mettere Maldini, solamente che momentaneamente non abbiamo ancora 300.000 crediti, ma come comprarlo. Però, ragazzi, il prossimo appuntamento, se vogliamo mettere Maldini, se no andrò a cambiare Buffon, che tanto posso scegliere se cambiare Maldini o Buffon, eventualmente Buffon lo andiamo a mettere Toz, invece che Red Bull Breaker, e poi Maldini lo andiamo a mettere. Però, visto che tutti quanti noi vogliamo un bel Maldini nella squadra, andiamo a spolliciare, ragazzi, per mettere un bel Maldini. Ok, questi, ragazzi, sono abbastanza... dovrebbe essere una squadra molto forte, perché ho visto c'ha 87, 84, 85, una cosa del genere. Dovrebbe avere delle bombe assurde questa squadra. Infatti, raga, abbiamo una ottima squadra della Liga con Neymar, Suarez, Bale, Rodriguez, Modric, Iniesta, Jordi Alba, Godin, Ramos, Alves e De Gea, quindi... un'ottima squadra, raga. Un'ottima squadra. Solamente che vedendo la nostra, penso che si è cagato sotto. E mo ti facciamo proprio il culo a strisce. Luis Suarez. Oddio. Ucciso. Ma almeno questo di rigore non ci hanno dato. Meno male. Franceschino. L'abbia perfetta. Eccolo Vieri. Bobo Vieri. Cazzarola. Mamma mia, che bella azione, signori. Eccolo qua. Oh, se n'è andato. No. Mannaggia la miseria. Ehi là. Eia, dai, nano. Oh, oddio, raga, come sono. Come si sono cartocciati, sti imbecilli. Guarda, Bobo. Raga, ma stanno a morire tutti. Vedo giocatori miei che fanno i caprioli. I giocatori, ma che cazzo stanno a fare? Pure sto gol non lo so come non ho fatto, raga. Madonna mia, dai. Ma noi stiamo proprio scureggiando. Porca vacca. Porca troia. Franceschino! Mamma mia, Totti! Il pupone, signori! Con il numero 15. Orrendo. Mamma mia, Franceschino se lo va a cercare questo fantastico gol. E trova di nuovo il pareggio, Giocherino. Grande Franceschino. Guarda qua, ragazzi. Non so se passare la Vieri oppure andare proprio con Totti. Tu sai che c'è. Pam! E quando cacchia prendi là sotto. Mamma mia, Franceschino. Fermi tutti. Mi sa che c'è sta a salvare proprio sta partita, ragazzi. Un calcio d'angolo proprio, se può dire. Dai, Bobo. Oddio, il nano malefico al 90esimo di nuovo, Giocherino! Trova il gol con il nano malefico! E c'è l'assist di Bobo Vieri! Due partite vinte al 90esimo, signori! Ma noi ci crediamo fino alla fine proprio, raga! Mamma mia, che cazzo di partite! Che azioni! Porco Giuda, bella questa, raga! Ma se la siamo proprio andati a cercare, Sbam! Far segnare addirittura di testa Insigne! Con un bel assist di Bobo Vieri, signori. E va a vincere! Mamma mia, raga! Altri due fottutissimi punti per noi. Con il punto della vittoria e il punto dell'assist di Bobo Vieri. Porca miseria, raga! Che spettacolo! Vediamo un attimo l'assist, eccolo qua. Due assist di Vieri! Ah, sì, due assist di Vieri!
Ah, perché ha segnato sia Totti che Insigne. Quindi sono due assist, sono due punti e il punto vittoria sono tre, raga. Oh mio Dio. Bellissimo, due assist di Vieri, signori. Allora, vediamo il peggiore in campo. Abbiamo... raga, sempre... niente, è destino che dobbiamo togliere Chiellini, raga. È destino che dobbiamo togliere Chiellini. Con 6,4 Chiellini ci dovrà salutare per la seconda volta, perché abbiamo 3 punti adesso e 2 punti di prima, sono 5 punti a nostra disposizione. Raga, facciamo così. Allora, ve lo dico, se questo video raggiunge i 35.000 like, andremo a mettere Maldini Legend direttamente. Se non dovesse raggiungerli, andrò a mettere Barzagli Tozze eventualmente. Vediamo un po', un Tozze comunque lo andrò a mettere. Quindi signori, se vogliamo mettere Maldini Legend, mi raccomando, spolliciate, arriviamo a 35.000 like. Questo episodio, signori, per oggi può terminare qua, veramente bellissimo. Vi invito a lasciare sempre un pollice in su, commentate, condividete questo video, passate alla pagina Facebook e Instagram, sempre tutti i social, trovate in descrizione. Qua sotto nel video trovate anche il link per lo shop online, il mio shop online, signori, dove potete trovare magliette, gadget vari. E poi trovate anche il link di Instant Gaming, dove stanno facendo gli sconti fenomenali. Per dirvene uno, stanno portando Valentino Rossi di Game, ragazzi, a 50% di sconto. Quindi, cioè, andate, raga, andate se volete. Noi ci vediamo domani con il prossimo potente del vostro Cicarigno. Domani potrebbe essere un altro pacco, ragazzi, molto probabilmente. Al prossimo potente del vostro Cicarigno. Ciao, signori.